Dunque, io mi sono laureato nel 1966, diciamo, in un clima molto particolare che era legato alla prima crisi, diciamo, del razionalismo, del movimento, anche del movimento moderno. Si stava aprendo tutta una serie di fenomeni che hanno trasformato la cultura occidentale. Poi, diciamo, l'imprinting più nuovo era costituito da questo estremo realismo della cultura pop, cioè questa visione di una realtà ormai invasiva, fuori controllo, costituita da tutte le comunicazioni, promozioni commerciali, linguaggi e comportamenti che erano interamente esterni ai teoremi della modernità classica. Quindi, diciamo, io, per esempio, la mia tesi di laurea, che tra l'altro è conservata all'Archivio Storico del Centro Pompidou, aveva come tema un Luna Park permanente dentro un centro commerciale, quindi completamente fuori dalla tradizione funzionalista di quei, insomma, allora predominante. Da questo movimento di realismo, diciamo, estremo, è nato il movimento radical, soprattutto in Italia e soprattutto stranamente a Firenze, che era una città come oggi, che in realtà non ha, direi, dei rapporti diretti con la modernità, non è certamente una società urbana caratterizzata da una cultura d'avanguardia. Però forse questo ha anche favorito il fatto che la mia generazione, che aveva studiato appunto a Firenze, elaborasse un'idea diversa di modernità. Chinoir è stato capace di riflettere sul valore simbolico dello spazio e su come quel simbolismo si relaziona con gli individui. Da una parte si interessava al mondo in cui questa tendenza si era sviluppata all'interno della tradizione giapponese, dall'altra era attratto da geometrie più astratte e dalla casualità dello sviluppo urbano. Con la sua ricerca e con la sua speciale sensibilità ha creato edifici che lo hanno aiutato a approfondire una visione critica nei confronti dell'architettura moderna. Molti in Giappone e nel mondo sono rimasti affascinati da questo architetto. Ho proposto, dice Seima, di conferirgli questo premio perché ha interpretato le possibilità dello spazio in un modo molto personale. Giapponese il miglior progetto, Yumiya Ishigami, il vincitore della 12ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Il Leone d'Oro per il miglior progetto esposto nella mostra è andato quindi a uno studio giapponese, cui la giuria desidera riconoscere la visione unica ed eccezionalmente rigorosa del suo autore. Il lavoro spinge all'estremo i limiti della materialità, visibilità, leggerezza e in ultimo dell'architettura stessa. A sorpresa, il premio per la miglior partecipazione nazionale è andato al debuttante Regno del Bahrain. Le motivazioni della giuria internazionale per il premio Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale sono queste: considerata la varietà degli sviluppi urbani che il Regno del Bahrain avrebbe potuto voler presentare in questa mostra, la giuria è stata particolarmente colpita dalla scelta di una lucida e efficace autoanalisi della relazione del paese con il rapido cambiamento della sua linea costiera. In questo intervento, forme di architettura transitoria sono presentate come dispositivi capaci di rivendicare il mare come spazio pubblico, una risposta eccezionalmente semplice nonostante la sua impellenza.
Venezia è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Zoom.